Ciao a tutti ed eccoci di nuovo nel nostro spazio di interviste dedicato agli ospiti dei meetup di The Workspace, i meetup organizzati da DocMinds. Oggi sono qui con Innocenzo Sansone e Alfredo Di Maria, io am co-founder di InTimeLink, che sarà oltretutto lo speaker del prossimo meetup. Quindi ciao Enzo, ciao Alfredo, come va? Ciao a tutti, tutto bene qui? Alfredo? Tutto bene anche in Toscana, grazie. Allora, Alfredo, come dicevo, appunto sarai lo speaker del nostro prossimo meetup che si intitola Blockchain, il software libero incontra la finanza. Ecco, però partirei chiedendoti, ci racconti un po' qualcosa in più di te, soprattutto come è iniziata la tua passione per l'informatica e come è diventata poi il tuo lavoro? Beh, la passione per l'informatica è iniziata da molto giovane, prima delle scuole medie. Soprattutto facendomi delle domande su arriva questo internet, ma dov'è che stanno i siti web? Ed è lì che mi sono avvicinato appunto al mondo del networking, in quel caso ero molto giovane, quindi anche al mondo del hacking, anche se la felpa non era obbligatoria all'epoca. E poi via via è diventato anche tutto una professione con gli anni, ma anche molto presto. Io ho iniziato col primo contratto a 17 anni come programmatore professionista e poi sono andato avanti. Parallelamente ho avuto la fortuna sul territorio di incontrare il gruppo operativo Linux Empoli, che saluto peraltro, ciao Golem, che è un'associazione di volontariato la cui attività principale è il trashware, cioè il recupero di computer o tutto ciò che diventerebbe immondizia digitale, per dargli una nuova vita e darla a chi ne ha bisogno. E pensavamo con i tablet che questa cosa fosse finita, è arrivato il Covid e tutto a un tratto tutti avevano bisogno di un dispositivo mentre la Cina aveva smesso di produrne. E quindi oggi effettivamente è di nuovo un'attività all'avanguardia. Ottimo, salutiamo pure noi tutti gli amici che hai salutato. Ne approfitto pure per salutare in realtà tuo fratello Alessio, perché io ti ho conosciuto proprio insieme a tuo fratello durante le lunghe notti, possiamo dirlo, di lavoro in un noto acceleratore al centro di Roma, dove io, ecco, mi occupavo di meetup fisici, in presenza tanti meetup fisici, e voi scassinavate, diciamo, i distributori automatici, no? Racconti pure ai nostri amici cosa combinavate e qualcosa in più pure di quell'esperienza che sta ancora continuando. Sì, allora, nel nostro background familiare c'è anche la gestione di cabine per fototessera, è un'attività che svolgevamo in passato, e da lì, con l'arrivo anche del mondo delle start-up, ci è scaturita l'idea di facciamo qualcosa che possa diventare un'evoluzione dell'esperienza delle cabine per foto. Per cui, insieme ad Alessio e Andrea, nostro co-founder, e anche Alex, che si occupa del marketing, abbiamo sviluppato un modello di business più scalabile riguardante tutte quelle macchine che vendono servizi in automatico. Quando ci siamo conosciuti presso Luisen Labs, per l'appunto, il progetto InTimeLink nasceva come scheda di telemetria che connette i distributori automatici a internet, più un'app di pagamento che permettesse ai consumatori di pagare senza contanti e una dashboard web di gestione che permettesse ai gestori delle macchine di seguire quello che succedeva e lanciare attività di marketing. Infatti, noi abbiamo portato i cashback nei distributori automatici prima di Satispay, per l'appunto, che è una cosa che ci teniamo. E da Quindi lì abbiamo conosciuto Enzo ed è nata InTimeLink SRL, che produce questi dispositivi qui, che connettono al cloud anche gli autolavaggi, per esempio, qualsiasi tipo di macchina, per abilitare servizi pienamente Industria 4.0. Oggi ci siamo spostati proprio nell'affiancare i fabbricanti invece che a fare retrofit delle macchine preesistenti, proprio per fare il design di nuove macchine, quindi la cosa è diventata ancora più interessante. InTimeLink, quindi, come dicevi, è un'azienda che si occupa di pagamenti digitali innovativi. A questo punto ti chiederei, secondo te, quali sono poi le prospettive di questo settore e soprattutto della strada che poi anche voi intendete un attimo percorrere?
Sì, allora, quando siamo arrivati sul mercato nel 2017, noi andavamo a semplificare la vita al consumatore. Nel mercato di allora, ogni gestore di distributori automatici, ogni brand, aveva la sua app e soprattutto aveva un borsellino precaricato separatamente, come fossero tante chiavette. Quando siamo arrivati noi abbiamo presentato un'unica app per pagare a tutti i tipi di distributori, quindi quello del caffè in ufficio e l'autolavaggio, tutto in un'unica soluzione, andando a rendere estremamente veloce il pagamento anche di un solo caffè. Questa è stata l'innovazione che abbiamo portato sul mercato. Oggi, il mondo va ancora verso una soluzione più semplice. Vediamo che il contactless, soprattutto sulle transazioni piccole, effettivamente è lo standard di mercato, quindi la chiave per i contactless è transare su circuiti Visa, Mastercard o comunque con Apple Pay e Google Pay. Se quindi noi nasciamo come app di pagamento mobile, adesso vediamo un bivio: o andare anche noi su un mercato legacy con Visa, Mastercard e circuiti di pagamento tradizionali, oppure andare sulla blockchain, perché parallelamente a questo mercato c'è il mercato della DeFi, dove il mobile payment è la chiave, perché le applicazioni sono molto articolate, molto belle e innovative, e noi pensiamo che la nostra strada sia lì, perché comunque abbiamo fatto lo strumento distintivo. Allora, riprenderemo questo argomento a breve, no? Proprio della blockchain, però mi riallaccio al racconto precedente, proprio perché voi scassinavate le macchine, perché in realtà poi avete studiato tutti i protocolli per costruire la scheda che ci hai fatto vedere. Quindi io ti ho conosciuto come un CEO molto operativo, quindi non dietro una scrivania, ma coinvolto direttamente e attivamente nello sviluppo delle soluzioni che poi proponete, no? E tra l'altro sei anche un consulente perché fai vari corsi, come ci raccontavi prima di iniziare. Ecco, ci racconti un po' più nello specifico i pro e i contro dei vari ruoli che ricopri e di come li stai interpretando. Sì, allora, diciamo che innanzitutto chi fa impresa in Italia molto spesso è un po' tutte le cose. Questo è una verità. È anche vero che però nel reparto tecnico c'è meno folla, essenzialmente. Molti amministratori di aziende hanno una competenza tecnica abbastanza bassa e questo può essere a volte un pro e a volte un contro. Allora, sicuramente è un pro perché se tu hai delle alte competenze nel settore commerciale, comunque questa è una cosa che è la prima cosa di un'azienda, porti ricchezza, porti un grande network di clienti. Può essere un contro perché per quanto tu sia grande, se non riesci ad avere un dialogo continuo col team degli sviluppatori o i product manager sostanzialmente, non riesci a tenere elevato il commitment. Quello che vediamo è che molti progetti falliscono perché in direzione non c'è il polso di quello che sta succedendo. Quindi io voglio il prodotto finito entro 3 mesi, ne ho finito, non c'è altro. Sicuramente avendo un forte background tecnico, quello che noi portiamo nei progetti è questo, il polso della situazione, cercare insieme al team le strade migliori per risolvere i problemi e anche accettare i compromessi o, volendo, sfruttare alcune competenze nascoste del team al meglio. Come dico sempre io, noi non usiamo un linguaggio di programmazione, non usiamo una libreria, la scelta dipende da chi lo fa e da cosa bisogna fare. Ottimo, ritorno quindi al discorso blockchain che stavi accennando, perché mercoledì 24 novembre, quindi diamo appuntamento a tutti i nostri amici, sarai speaker di The Workspace per parlarci di sicurezza e blockchain. A chi ti rivolgerai e quali argomenti affronterai nello specifico, dandoci una piccola preview, perché poi invito tutti a partecipare in diretta al meetup. Allora, come tutte le cose, ci sono vari livelli di approfondimento. Tu mi avevi detto che giustamente la blockchain era un tema nuovo per il vostro ciclo di meetup e a me fa piacere affrontarlo
sotto un certo punto di vista. Allora, nel software libero, quando uno dice io uso il software libero perché è gratis, io uso il software libero perché così non pago Windows oppure faccio la pirateria dei software, voglio fare questa applicazione, la voglio pubblicare su GitHub e poi come ci guadagni, no? C'è sempre quest'aurea dell'azienda, la Microsoft contro tutti gli altri, e però raccontare che non è così non basta. La blockchain ci ha presentato esattamente questo, cioè un prodotto che è open source e grazie a questo ha attirato verso di sé i miliardi ed è diventato veramente pervasivo. Il talk è un'introduzione alla blockchain per chi non se ne è occupato in passato, effettivamente, quindi non è né un corso di trading né un corso per sviluppatori di blockchain, ma è proprio un'introduzione per chi si vuole avvicinare al settore e vuole capire i pro e i contro di questo approccio, effettivamente. Grazie mille, Alfredo, allora, per essere stato con noi e per averci dato anche qualche spoiler rispetto a quello che sarà il meetup di giorno 24. Quindi chiediamo a tutti e invitiamo tutti quanti a partecipare al meetup del 24 novembre, che si intitola Blockchain, il software libero incontra la finanza. Ricordo a tutti appunto di iscriversi sui nostri canali e soprattutto al nostro evento. Trovate tutti i riferimenti su www.theworkspace.dev, alla sezione The Workspace su www.adhocminds.com. Quindi grazie ancora, Alfredo, e alla prossima. Ci vediamo al meetup. Grazie, Alfredo. Salutami pure tutti gli altri di InTime Link. Ciao, al meetup. Ciao a tutti. Ciao.